Jairem è una città portuale che sorge nel golfo che collega la cuspide boreale e il confine crepuscolare. La cuspide boreale e il confine crepuscolare sono due luoghi quantomeno ameni. La cuspide è questa lunga tundra che culmina nella sua punta con queste enormi distese di neve e ghiaccio. Un paesaggio per alcuni desolante, ma per altri invece molto stimolante, perché nonostante questa situazione, questo ecosistema comunque ostile, la vita continua a esserci. Mentre il confine crepuscolare è un luogo magico, così chiamato perché molte notti durante l'anno si può vedere l'aurora boreale che si estende dalla punta fino a disperdersi nella zona continentale. È uno dei luoghi più misteriosi del continente perché all'interno delle sue foreste e dei suoi boschi si nascondono creature magiche, perché in quest'area la magia è molto, molto densa, tant'è che non solo ha modificato la fauna, ma anche la flora, dando vita a piante quantomeno uniche e particolari. Nel collegamento fra due luoghi del genere ci si aspetterebbe una città incredibile, maestosa, ma Jairem non è così. Jairem è il classico porto di mare, sporco, malvagio, pieno di gente che ha solo un interesse, accoltellare il prossimo, ma non per ottenere qualcosa, solo per il gusto di accoltellare. Questo genere di posti è proprio quel sobborgo schifoso e maledetto che nessuno vorrebbe frequentare. Potremmo definirla una città infame. C'è tossicità. Praticamente è Giambellino la zona mia. Più o meno. Pensavo Busto Arsizio, però anche Giambellino. Ma in un luogo del genere, in un luogo come Jairem, si possono fare grandi affari. Essendo che la politica stessa è intrallazzata con criminalità di ogni genere e tipo, è possibile ottenere o trasportare oggetti che normalmente sarebbe un po' difficile da giustificare. E in questo si è andata a creare un sottomondo stranamente pulito a Jairem. Un sottomondo di nobilotti, di ricchi mercanti, di gente che per ottenere oggetti che normalmente avrebbe difficoltà nell'ottenere, si sono messi d'accordo, creando quasi una piccola società segreta, in cui i collezionisti dicono: senti, diciamo che sono inciampato in questo oggetto, lo vuoi? Sì, te lo posso dare. E a capo di questa piccola società c'è Cadicus Jonu. Cadicus Jonu è questo umano, uno dei mercanti più ricchi del continente e tra l'altro uno dei pochi mercanti che nonostante la sua fortuna non si è mai allineato a nessuna fazione. Non si è allineato con la Vercor, non si è allineato con il consorzio nanico, con nessuno, è rimasto indipendente e questa forse è stata anche parte della sua fortuna perché così facendo può commerciare con chi gli pare e soprattutto ottenere informazioni in cambio dei suoi servizi esclusivi. O meno. Però quando diventi un personaggio di spicco, come dire, maggiore la luce, più grande l'ombra che si proietta. E quindi quando diventi così grosso, ovviamente ti compare letteralmente un bersaglio in faccia in cui tutti quanti vogliono tirare le proprie frecce o coltelli o palle di fuoco, a scelta. E il nostro Jonu in particolare è stato vittima di numerosissime sparizioni di suoi beni e averi. E la cosa lo sta portando sull'orlo dell'esaurimento nervoso. Perché uno dice, cazzo, vado a Jairem, in questo buco di merda schifoso dimenticato dagli dei e dagli uomini per farmi i cazzi miei, tranquillo, invece no, i criminalotti arrivano e devono farsi gli affari miei. E allora cosa faccio? I criminalotti vogliono farsi gli affari miei, bene, allora io mi farò gli affari di criminalotti, allora prendo dei mercenari più cattivi e stupidi in circolazione. Stupidi è fondamentale perché se si accorgono del valore di quello che proteggono, poi magari invece proprio stupidi, proprio dei mattoni fatti di sterco, in modo che sono sicuro che non capiscono che cosa proteggono, ma se vedono qualcuno che non deve essere lì, lo pestano a sangue, magari anche lo ammazzano. E sapete cosa? Ne ho così piene le palle che va bene così. Ah, pensa Cadicus, mentre è sulla sua scrivania che sta sudando perché sta guardando le carte degli ultimi spostamenti di beni che stanno arrivando e già alla seconda bottiglia di vino e la situazione inizia a essere un po' caliente. È notte in quel di Jairem. Nella sua villa, dove i mercenari stanno pattugliando, tum, tum,
un orologio segna la mezzanotte, momento in cui c'è il cambio di guardia. Quelli che stavano sul muro di cinta o in giro vanno all'interno, nella sezione della villa di Cadicus, dove ha creato una specie di piccola caserma, e quelli che erano nella caserma si alzano, si preparano e si mettono all'opera. Ed è proprio in quel momento, mentre taluni entrano e altri escono, che in mezzo alle ombre un giovane si avvicina. Questo giovane, ovvero io, vuole camuffare se stesso e si trasforma, osservando brevemente la tenuta di questi soldati, in uno di loro. Quindi prende il loro aspetto, ma lo fa avendo cura di crearsi una ferita addosso. Dopodiché, mentre questo cambio di guardia sta avvenendo, urla alle guardie che stanno entrando all'interno della struttura che qualcosa di terribile sta succedendo fuori e che abbiamo bisogno del loro supporto. Le guardie che stavano per fare il cambio turno, quelli che stavano entrando nella zona della caserma per riposarsi, ovviamente all'urlo scattano. Che cosa succede? È terribile, stiamo subendo un attacco. Abbiamo bisogno del massimo supporto fuori. Dove? Chi? Sono dei banditi, sono interessati a tutti! Tutti, dico! No. I tesori di Giono. Porca troia! Fa un fischio e dalla caserma una decina di bruti escono già con mazze, spade. Dove? Sono nel giardino. Quale dei tanti? Questo posto è fottutamente pieno di giardini. Nel giardino più grande, quello all'ingresso con tutte le siepi. Ok, chiaro. Quello là. Anzi, qua fammi un tiro su inganno. Ok. Uno. No! Signori, si parte alla grandissima! Finita. Vabbè, no, in verità non sto neanche a fare un tiro. No, ma come? Ma non si può partire? È fallito. Ragazzi, moriremo. Abortire l'operazione. Benvenuto in Dungeons & Dragons. Va bene, ho capito. Ti prende per spostarti, ma vede che la mano entra nel tuo spallaccio. Lo vedi visivamente confuso, perché vede che hai questo spallaccio di cuoio come l'orma. Compenetra, è stato programmato male, quindi... E intanto intorno a te, ovviamente, quei 10 che erano usciti si avvicinano, si circondano e tutti quanti sono lì. Poi continuano a tastarmi. Se ne avvicina un altro... Poi chiamano uno che evidentemente la mente del gruppo, si avvicina, lo vedi anche con un monocolo. Tutti fermi. Tutti fermi intorno, più al centro, si avvicina. È strano, sì, è strano. È proprio strano. Al centro di questi 10 che ti hanno tutti circondato. Mi stanno tutti quanti osservando, giusto? Sì. Ok, quindi hanno tutti gli occhi puntati addosso su di me. Sì. Perfetto, risata incontenibile di Tasha. Let's go. E devo fare un tiro salvezza per vedere quanti scoppiano a ridere. Posso fare, esatto, counter spell qui e farli ridere tutti dicendo tipo John è un coglione. E si scordano di quello che è appena successo. Molto, molto interessante. Allora, risata incontenibile, okay, di Tasha. Io devo fare un tiro salvezza su saggezza. Però è solo su un bersaglio. Non è area. Ma se lo casti sulla persona giusta, su quello intelligente, sull'unica mente del gruppo. Eh certo. Quello col monocolo. Quindi faccio un tiro salvezza io. Raga, partiamo in bomba con un altro uno. Molto bene. Capendo che la situazione è abbastanza tragica, infili al volo una mano in tasca, estraendo una manciata di briciole e una piuma. Ti giri verso l'intelligente che ancora ti sta tastando, gli fai una pacca sulla spalla, toccandolo quindi con questi oggetti, sussurri a mezza voce una formula e poi cosa gli dici? È un vecchio trucco di magia per passare il tempo. E che cazzo di palle sempre in questa villa, non fare un cazzo, non c'è mai nessun ladro. Lui attacca a ridere, ma veramente si piega a metà dalle risate. La gente inizialmente iniziano a ridere anche gli altri, oh! Però quello che hai allarmato all'inizio fa: ma quindi ci sono davvero no le guardie? No, sto scherzando, è un'altra notte come tutte le altre. Ma vaffanculo, e ti dà una spinta e la gente inizia a disperdersi. Tranne tre,
l'intelligente e altri due che si sono resi conto che sta ridendo fino a star male, quindi oh cazzo. Ok, io vado via, intanto giro l'angolo. Vedi solo che lo raccattano e ancora tipo preso di continua a ridere. Ok, e viene trascinato. Io capisco che presto anche stupidi del genere si faranno delle domande, quindi giro l'angolo e un po' schifato torno normale, perché mi fa schifo essere come loro, sono degli idioti. Hai creato comunque un diversivo, perché man mano che il tizio, quello che sta ridendo fino a star male, viene portato, la gente capisce che sta male. Quindi che cazzo è successo? Certo. Però vanno tutti verso la caserma comunque. Perfetto, per... quindi abbiamo liberato l'area. Sì. Era il mio obiettivo. Quindi siamo a posto. Missione compiuta. Tutto secondo i piani. Nonostante io abbia rischiato la vita. Fantastico, adesso il corridoio è libero. Quindi possiamo addentrarci all'interno della struttura, giusto? Sì, prima di ciò però ovviamente devi aprire il passaggio per i tuoi compagni. Ok, mi dirigo verso la porta, immagino, per sì, aprire il passaggio per i compagni. Nel muro di cinta c'è questo grosso portone enorme che ovviamente, come i classici portoni medievali, ha anche la porticina. Quella piccola, sì. Esatto. Se nessuno mi sta osservando a questo punto, perché tutte quante le guardie sono andate, apro per voi la porta. Apri questa porticina, ti ritrovi dinanzi a uno dei compagni, muso a muso, in maniera molto più letterale di quello che può sembrare. Ciao Ann, ce l'hai fatta? Adesso che vi ho aperto la porta possiamo entrare, però dobbiamo fare veloci. Andiamo. Com'è il tuo personaggio? In che senso? Descrivicelo. Ok, Lucia è un cane beggiolino, è tipo, è simile a un lupo, ha un muso abbastanza lungo, ha molto pelo e perde pelo perché è anche un mezzo husky, è alto, è quasi 1,80, gli zodiaci possono... Okay. Sì. E niente, c'ha un viso molto dolce, molto, molto scemo, cioè si vede in viso subito che è una persona, uno zodiaco molto... molto buono. Mentre passa, intuisci molto facilmente che questo non è giustificabile in nessun modo con gli amigos di prima, ma per adesso non sembra che nessuno vi stia osservando. Va benissimo. E dopo il nostro cagnolone si avvicina un altro personaggio. Si avvicina un mago con un mantello grigio scuro dietro il suo fidato mezz'orco amico. Io odio quel mantello. Sono molto affezionato, per questo non lo cambio mai. Odio lavarlo. Ed è pieno di peli di Lucia perché si vedono tutti pieno sul mantello. Pieno di peli questo dannato mantello. Dietro il tuo amico mezz'orco che tipo vedi che prende ciocchi ogni di peli. Tanto li prende, esatto, così per lasciare tracce. Rimuove i peli da me. Siamo finalmente pronti ad entrare. Sono un po' accigliato perché ho visto poc'anzi che stava per andare tutto in fumo. Più che visto l'hai sentito, l'hai sentito chiaramente. L'ho sentito molto chiaramente. Era solo perché mi stavo annoiando, volevo rendere le cose un pochino più piccanti. Giovanotto! Un medico! Sentite in lontananza. Perché devi rendere sempre... Lo tiro fuori davvero, croccantino. Il meme del mettere la mano così... Esatto. Con voi è sempre più difficile lavorare. Entriamo. Sì. Entrate tutti e vi accompagna anche Eris, questo mezz'orco con le zanne molto molto piccole, quasi non si vedono, quasi sembra che non ce le abbia, poi quando parla in verità un po' si affacciano. Gli occhi gialli e molto alto e bello spesso. E ha i capelli spettinati neri, la tipica capigliatura di chi mette e toglie spesso un elmo. Ha vari pezzi di armatura arrabattati, quindi ha il guanto di uno, il guanto dell'altro, insomma, abbastanza disordinato. Ok. Allora, qua c'è l'arpione. Dove lo tiro? Dai, visto che sei intelligente, dove lo tira? Dove lo tiro? Devo un attimo guardarmi attorno. Io mi guardo le unghie e mi godo la scena. La villa si sviluppa su pian terra e tre piani. Voi, nelle vostre ricerche, sapete che l'ultimo piano è interamente occupato da un open space, possiamo definirlo, che è l'ufficio di Jonu, dove tiene le cose estremamente preziose. Quelle quindi proprio... è probabilmente il nostro obiettivo? No, no. Il vostro obiettivo sapete essere probabilmente nel secondo o nel terzo piano, uno di questi due. Purtroppo la tua magia e le informazioni che siete riusciti a ottenere e rubacchiare non sono state abbastanza precise da darvi la collocazione esatta, però sappiamo che è qui ma non sappiamo esatto uno di cercare tra il secondo e il terzo piano. Posso consigliare il secondo piano? Anch'io andrei al secondo. Il terzo è troppo ovvio, l'ha messo al secondo. Andremo al terzo piano. Caro amico mezz'orco, lancia pure l'arpione. Io odio questo stronzo. Ragazzi, non litigate, dai. Fate il giro, ovviamente opposto all'entrata da dove stavano entrando e uscendo le varie guardie, e intanto sentite: oh mio Dio, ma da dove sta uscendo quella roba?
ma rimarrà lì questa scena. E il nostro invece amico Elis fa un tiro a palombella pulito. Preciso. Perfetto. È un maestro, lo fa da tantissimo tempo. Ma con una delicatezza, cioè proprio un artista della palombella. Dovremmo lasciare il mago e prenderci l'orco. Pensiamoci. Si attacca sul balconcino di una delle finestre, tira. Vedi, tutto fiero. Bravo, Eris. Croccantino. Sì. No, l'ho mangiato prima. Non c'è tempo da perdere per mangiare adesso. Io vi aspetto la carrozza, allora. No. Sì. Forse. Digli ora qualcosa. Rimani qui. Ora lascialo andare alla carrozza. Prima devo localizzare l'oggetto. Ah, ok. Faccio localizza oggetto. Come ti dicevo... Beh, dobbiamo entrare prima, no? Sono nel piano. Ah, siete saliti... Ah, aspetta, aspetta. Ah, siete saliti. I croccantini si stanno dando giù ancora. Sì, vabbè, certo. Perdi tempo. Saliamo. Per salire la corda vi chiedo una prova di atletica o acrobazia. Con atletica diciamo che fate uno sforzo brutale, cioè proprio... Bah, 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 sì, bah. Sì, sì. Con sì. Atletica invece è una cosa un po' più elegante, un po' più di destrezza sostanzialmente. Io salirò prima sulle spalle del mio amico e poi... Per si mette già lì con le mani così. Meno fatica, sì. Ok, acrobazia. Prego, fate il tiro. Uno. Tre. Tre più? Nove. 12. Va benissimo. Non sei super sciolto. Scattante. Però ce la fai. Arrivi al piano, finestra chiusa, però è accostata. Non okay. È proprio chiusa a chiave, quindi... Una volta salito, ho un piccolo pensiero intrusivo. È la seconda volta che qualcosa mi va estremamente male, ho una pessima sensazione per questo colpo. Solitamente sono molto sicuro di me, ma è andata male la prima volta con il tentativo di illusione e adesso, nonostante l'acrobazia sia una delle mie qualità più incredibili, mi sono sentito un po' sbilanciato. Quindi penso, forse oggi è meglio se non esagero. Sento un po' puzza di merda, ma allontano questo pensiero, ok? Croccantino per me. Esatto. Ok. Ci penso, ma poi lo ripongo. Sono tipo pastiglie. Sì. Io giro con questo borsello di croccantini. In realtà sono finti, sono illusori, ma loro non se ne accorgono. Cucciolo, cosa fai? Acrobazia. Prego. 8. 8, va bene, più? 4. Perfetto, va bene. Uguale. Un altro 12. Entri anche te nella stanza. Io ho fatto 8. Ho tirato 8, poc'anzi, più 2. 10. Ma sono abituato. Per sì, no, ma poi c'è il mio amico Orco ti aiuta, che mi certo. aiuta, quindi io non sono mai troppo stabile durante queste attività fisiche. Esatto, se si togliesse arrivi. Il mantello. Arrivi, hai il fiatone, sei proprio... E ora l'orco mi lancia il bastone, perché non potevo salire con il mio prezioso bastone da allora, passeggio. Fammi una prova di rapidità di mano. Sta per andare tutto male. Può prenderla. Ok, puoi chiedergli. Che non vorrei far devo cadere il mio bastone. Per favore. Va sei bene. Così giovane e audace. I guess. Ok. No, uno. Uno. Non fatemi ragazzi, cadere giuro, il cazzo. Però è uno. Allora, ci sono 20 facce. Comunque, cioè, io sono un cane, potevo prenderlo no, molto no, facilmente. È fantastico tutto questo, cioè, è il colpo peggiore allora, della storia. Tu hai fatto uno, io ho fatto 19. Per divertirci, veramente tanto. Quindi, ho fatto uno di nuovo. Che ti guarda, tutto contento, non capendo ovviamente che cazzo di te. Bastone! Ah, certo. Lo impugna stile giavellotto. Però quando lui lo impugna come giavellotto, tu hai posto la testa dentro, quindi non hai visto che si è messo lì così. No. Per dirgli, senti, mi puoi prendere il coso? Quindi tu ti affacci tranquillo pensando che... Esese. Nel momento in cui ti affacci, vedi l'orco in stile campione olimpico, vroom, tira questo bastone che ti passa tipo così, ti fa la crestina centrale e sparisce nella notte. Il bastone. Ma non è entrato no. all'interno. No, no, è andato verso gli astri. Probabilmente c'è posso stato. Posso localizzare il mio bastone? È su Giove. Sì, poi localizzi che in questo momento il bastone ha letteralmente attraversato il palazzo e sta andando da qualche parte non meglio definita nel bosco che c'è intorno. Ci torneremo più tardi ora. Ma non puoi fare magia senza il bastone? No, è solo un bastone da passeggio ornamentale, però ci tengo molto. È solo scenografico. Sono contento di come siano andate le cose. Sembra andare tutto male. E l'orco sotto.
preso? Il suo tiro. Io sempre. Sono sempre più preso male internamente perché è la terza volta che tutto va male. Che faccio? Salgo? Ovviamente facendo casino. Lo posso mandare a cercare il bastone? Fratello mio, vai nel bosco qui adiacente e trova il mio bastone. Va bene, ci penso io. Il rumore che ha fatto ha allertato qualche guardia? Ma fammi un tiro percezione. 12. Questo dado funziona. Allunghi l'orecchio, capisci che là sotto c'è un po' di bordello, ma non ti sembra che sia indirizzato verso l'aver notato l'orco. Sono i postumi l'orco. Di lui che ride. Esatto, probabilmente stanno ancora col medico tentando di capire che cazzo è successo, una roba del genere. Abbiamo ancora un po' di tempo, allora vi assicuro che nonostante la defiance del nostro amico, ci siamo. Sfruttiamolo bene. Dobbiamo cominciare a setacciare il piano. Hai scelto molto il terzo. Bene. Ti rimane un ultimo utilizzo di localizza oggetto, se vuoi. Direi di utilizzarlo ora per capire bene dove andare. Perfetto. Ed effettivamente, man mano che vi state aggirando per il piano è pieno di teche, principalmente lungo le pareti, e poi al centro c'è un'altra disposizione. Nella disposizione centrale, in mezzo a varie robe, tu lo identifichi. L'oggetto lo avete già visto, in realtà, direttamente. Durante i vostri compiti, ovviamente voi avete un committente. Come al solito i vostri committenti non sono persone che amano presentarsi troppo, eccetera. Avete semplicemente ricevuto questa missione. Nella missione c'era ovviamente anche il come individuare l'oggetto e lo avete visto durante lo scambio avvenuto un paio di settimane fa fra Cadicus e i suoi intermediari. Ovviamente Cadicus, che è una persona molto paranoica, ha aperto la cassa tirando fuori l'oggetto e lì lo avete visto. E là. L'oggetto è sostanzialmente una specie di cilindro fatto in rubino interamente, intagliato, una specie di totem, statua, non l'avete chiesto, non vi interessa, voi avete una missione e andate. Ed è avvolto con questa specie di pergamena, sembra molto molto antica questa pergamena. Anche se a me ha qualcosa di familiare, in qualche libro in passato potrei averlo visto, qualcosa di simile. Fammi un tiro su Arcano. Ecco un altro uno. 17. Wow. 17 più 7. Perfetto. Ti si accendono un po' di lampadine. Ma non è tanto il cilindro di rubino. Cioè adesso no, lo vedi proprio da vicino. Sei lì che lo analizzi e dici: ah cazzo, ma questo cilindro di rubino, sì, era una roba tipo un oggetto sacro di uno dei 20, però proprio antico. Sì, antico. È riferito a qualche leggenda del passato che ho letto in un vecchio testo. Non è tanto il cilindro di rubino che ha attirato attenzione, ma la pergamena. Perché analizzandola meglio ti rendi conto che quella è sicuramente una pergamena magica. Tu comunque hai passato la tua vita a studiare questa roba. Una pergamena, quando è magica, la riconosci, lo capisci. Però pergamene così tanto antiche, perché la vedete che è visibilmente antica, non puoi intuire che incantesimo contenga. Però o è un qualcosa che serve a conservare quell'oggetto, quel gioiello, che può essere, perché comunque ti sei ricordato essere una roba molto antica e non la vedete tipo sbecchettata, rovinata, anzi la vedete bella integra e a posto. Il committente vi ha chiesto il totem. È quello che volevo chiedere. Esatto, il committente vi ha chiesto il totem. E allora consiglierei di prenderci la pergamena, tenerla per noi, dire che non l'abbiamo mai trovata e venderla a parte. Io prima di venderla vorrei fare degli studi su quella pergamena. Quanto serve per questi studi? Potrebbero servire poche ore o diversi anni. Speriamo che servano poche ore. Secondo te quanto la possiamo vendere? Può essere molto. Cucciolo cane non ha compreso che voglio fare prima degli studi. Poi sì, ma rispondi alla domanda dopo, quanto la possiamo vendere poi? Quanto può essere il suo valore? Secondo la tua intuizione. Beh, una pergamena non varrà molto, posso accollarmela io. Accollarmela, mago? Come parla? Parlo un linguaggio che voi possiate comprendere. Ah, ok. Cerco. Vabbè. Comunque sono poliglotta, quindi nel sì, senso. Sì, sì, accollarmela. Parlo bene il norvegesco. Sì, sì, comune, halfling, umano, insomma. Quello che riesco a comunicare più o meno con diverse. Siamo in tre, siamo tipologie. Due contro uno, quindi prima la studi, poi la vendiamo. Ma non mettiamoci troppo. Certamente farò del mio meglio. A questo punto vi chiedo una prova, vedete voi a chi farla fare, di rapidità di mano per scassinare la teca, aprire e... Oh, poi potete dire... E prenderlo. No. Però in caso io vi dico... È il mio momento. Esito un secondo, un po' di deglutizione così ansiosa. Penso... Non posso sbagliare questo.
Ma lo penso. È tutto in realtà voi mano. Li vedete sicuro. 15. 21. Ta 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 ta. Si apre. Liscio come l'olio. Bravissimo. Io sono mental coach. Bravo. Ce la farai. Sei sempre il più forte. Croccantino. Mio. Illusorio reale. Questo è vero. Quindi. Yes. Non percepisce la differenza. No. Allora va bene. Io intanto riacquisisco un po' più di fiducia. Legacy come me lo sento grossissimo. Ce l'abbiamo. Quindi adesso dobbiamo fuggire. Adesso teoricamente dovete fuggire. Ma qualcosa esplode. Cos'è stato, ragazzi? Voglio percepire che cosa si sente. Ma letteralmente avete sentito qualcosa esplodere. No, ok, ma oltre l'esplosione, dopo l'esplosione. Adesso sentite una serie di urla. Che cazzo? Un fischio alle orecchie. Accorrete alla finestra. Dal lato dove siete non riuscite a vedere il punto dello scoppio, perché deve essere tipo dietro l'angolazione della finestra. Ma vedete che effettivamente della polvere, c'è qualcosa che ha abbattuto probabilmente il muro di cinta. Dall'angolazione siete lì, probabilmente il tuo personaggio fra affacciato che osserva, vedi una metà di una delle guardie fare una palombella. Cioè volare via fisicamente. Ma hai visto una metà? Beh. Ragazzi, conviene andarsene. Secondo me possiamo andare da dove? Dall'entrata. Non sappiamo dov'è localizzato questo, qualsiasi cosa sia questa roba. A che pochi sta metri da noi. Fai conto che il muro di cinta ha le classiche quattro entrate, nord, sud, ovest, est. Voi siete entrati da quella a nord, perché okay. Era la più facile da gestire. E attualmente siamo al terzo piano. Attualmente siete al terzo piano e il casino arriva da est. La villa è un grosso rettangolone, voi siete praticamente al centro del terzo piano. Il terzo piano era diviso in varie stanze, ma voi riuscite a beccare proprio la stanza giusta dove c'era tutto. Beh, infatti la cosa che volevo chiedere, dal momento in cui siamo entrati con il... come si chiama? L'arpioncino. Esatto. Beh, possiamo uscire da lì senza andare manco a vedere che è successo. Certo. Infatti io... Dov'è l'arpione? Cucciolo cane che si cava un po' sotto propone di levarsi. Dobbiamo ragazzi, tornare a dove ha lanciato l'arpione. Aspetta. Ragazzi, c'è una meccanica molto divertente che si chiama sopra o sotto. Ora voi mi dovete dire, se preferite, sopra o sotto. A voi la scelta. Di che cosa? Generico. Cioè, a domanda e risposta. Tipo sopra sì o no? Sotto? Esatto. Sopra. Io pure direi sopra, non iniziare. Sotto. Io con intelligenza 18 e saggezza 16 ti dico sotto. Lui che... facciamo una media, dai. Tiro un dato per Luca e uno per gli altri. Vabbè. Tu ti sei affacciato, poi ti sei girato, vi siete comunicati la cosa, okay. E poi vi siete detti, ok, let's go, andiamo. Ok. Ti giri verso la finestra e l'arpione. Sotto. È andato. Questo è un problema. Sotto. E mo? Concentratevi sul vento, sui profumi che esso porta. Questi odori ci possono rivelare molte informazioni sui pericoli, sulla vita che ci circonda. Sentite? Un temporale si avvicina. Ora andate, miei apprendisti, mettete alla prova tutti i vostri sensi. Recatevi nel bosco a nord e cercate la cosa più importante di ognuno di voi. Era ora che arrivassi, vecchio pavone! È finalmente arrivato il settimo volume a fumetti di Luxastra. Anemoia. 96 pagine a colori disegnate da Davide Pelullo e Giulia Zucca. Esplora i ricordi perduti di Anna e continua il tuo viaggio nella storia di Argento e Indaco. Le prevendite sono aperte e si chiuderanno il 13 ottobre. E per chiunque lo desiderasse, il volume sarà acquistabile a Lucca Comics and Games.
Come detto in precedenza, in Tail sarà Lucca Comics and Games 2022. Saremo presenti tutti i giorni nello stand in Tail con i nostri prodotti, per foto, chiacchiere e autografi. Parteciperemo a vari eventi, ma soprattutto terremo una conferenza speciale dove, tra domande dal pubblico, annunci e risate, verrà mostrato in anteprima assoluta il primo episodio della nuova stagione di Luxastra, in arrivo il 17 novembre su YouTube. Se non vuoi perderti nessuno dei nostri appuntamenti in fiera, seguici su Instagram e sul nostro canale Telegram, così da rimanere sempre aggiornato con gli ultimi annunci e le news targate in Tail. E non perdetevi il nuovissimo gioco da tavolo di Luxastra! Affronta da solo o con un gruppo di impavidi amici la minaccia di Corialus, in un'avventura PvE dove affronterai mostri e imprevisti per salvare la città di Fatumastra. Il gioco è già preordinabile sul nostro sito e su Fantasia Store. Potete farvelo spedire, o se volete, potete ritirarlo o acquistarlo dalle nostre mani all'area di Intail a Lucca Comics and Games. Maggiori info in descrizione. Vi aspettiamo! Il sonno è una cosa molto curiosa. Non abbiamo il controllo. Quando entriamo nella fase REM, il nostro cervello ci proietta scene, immagini, alcune reali, alcune di fantasia, rielabora e si concentra su quello che abbiamo vissuto. Ogni cosa che ci accade nell'arco di una giornata poi va a influenzare quello che vivremo nel nostro mondo onirico. Alcuni si perdono in questo mondo onirico, non trovano più la strada per tornare a casa. Per casa si intende il proprio corpo. È come lanciare un dado a milioni di facce. Hai una possibilità di perderti, ma ogni volta che ti addormenti devi essere conscio del fatto che potresti non svegliarti più in questo piano, ma altrove. Come scendiamo? Non ci preoccupiamo. Non avevi, quella magia che ci rende invisibili tu? Non ora. Questa non è ora. La nostra occasione. Per possiamo fare cosa? Sta letteralmente succedendo il finimondo. Possiamo sfruttare quello che sta accadendo per rubare altro per noi. Approfittiamone. Siamo già dentro. E nel frattempo proviamo a trovare un'uscita che sia il più lontano possibile da per quell'esplosione. Hai avuto una buona idea. Dalla teca che avete appena aperto, vedete che ci sono un paio di tomi discretamente antichi. Vedete che c'è un pugnale tutto ingioiellato, delle pergamene, però dentro hai cilindri, quelle per conservarle, e robe del genere, più roba accademica, diciamo. Prendiamo qualcosina, prendiamo. Pugnale sicuramente, in questi tempi difficili tante gente lo prende lui. Okay. Qualche segnatevelo altra cosa pure nell'equipaggiamento, sì, io prendo farle con qualcosa gli attacchi furtivi. Capito? No, ma questo lo voglio vendere, io li ho i miei. Io e prendo mi tutto quello che sono pergamene, ne faccio un rotolo unico e lo metto qua. Ah, quindi apri vari cilindri e apro i cilindri, travaso tutte le pergamene e metto dentro. Hai un cilindro con dentro 5 pergamene. Tu hai i libri. E io devo prendere i libri. Sì. Segnati 3 volumi antichi. Ammazza. Sono pesanti? Insomma, immaginati i vecchi libri medievali, quindi copertine in cuoio con i borchioni belli spessi, pesanti. Però pesano molto, non può portarli tutti e no, tre. No, io ce la faccio a portarli, però possiamo fare che... Abbiamo tante altre stanze da visitare. Sì, se ci troviamo nella vuoi situazione... visitarle tutte? Alcune durante l'uscita dovremo... Sentite una scossa. Non abbiamo tempo, bro. Ragazzi, andiamo. Questo... Se li dobbiamo abbandonare, li abbandoniamo, se no li teniamo. Accontentati. Siamo letteralmente nel palazzo di uno degli uomini più ricchi. Non puoi rubare altro da ma morto. Non possiamo prendere tutto, siamo in tre. E stai esplodendo è tutto. È la nostra occasione. C'è per un diversivo morire? Che non abbiamo creato noi. Il diversivo. Ruberanno può tutto ucciderci, con questo diversivo. Lo senti? Prendiamo quello che c'è qui dentro, ci accontentiamo e da vivi potremo tornare qui, tanto John non capisce un cazzo, le sue guardie tanto meno. Ruberanno tutto questa notte con un diversivo del genere. Sembrano, da quell'esplosione che ho sentito, decine o forse centinaia. Ma come pensi di portare tutta questa roba? Appunto, se i libri non sono utili, lasciamoli e andiamo a vedere un'altra stanza. Ti ho detto che sono di valore, come non sono utili. Portiamoli, al massimo li abbandoniamo in un'altra stanza sostituendolo con un oggetto migliore. Va bene. Li ho convinti ad andare in un'altra stanza. Molto bene. L'ultima cosa che tu noti, una bacchetta che tiri su. Puoi usarla come focus arcano poi.
presa. Un bastone, ma più piccolo. Sì, un bastone, ma più piccolo. Più piccola bacchetta qui. Allora, come vi dicevo, siete in questa stanzona centrale rispetto al piano ed è piena di vetrine, bacheche, robe del genere. Però ad un certo punto, mentre vi state guardando intorno per dire da dove iniziamo, vedete i vetri ancora fare una vibrazione. Voi sapete che uscire dal terzo piano ormai è un po' difficile, bisogna uscire da sotto. Da sotto. E forse è meglio uscire prima che qualcos'altro salga. Non abbiamo più tempo. Ragazzi, andiamo, mi sto cagando addosso. Ruberanno tutto da qui. Non ci interessa, se no moriamo. Non avremo altre occasioni non per credo. Entrare qua. Un ladro non fa rumore. Questa cosa fa estremamente rumore. Questa cosa è qui per uccidere, te lo garantisco. Poi siamo solo in tre contro quanti, non quello, lo sappiamo. Quello che abbiamo preso mi ha ricordato dei vecchi studi. Potrebbero esserci altre pergamene come quella. Devo controllare. Noi andiamo, lasciamola qui. Non possiamo abbandonarlo, è della squadra, è famiglia. Possiamo. Non possiamo. Poi c'è l'orco. Ma l'orco, l'orco chissà dove è andato. Gli mettiamo un mantello. Intanto, nella foresta. Oh, muore. Torniamo a noi. Andiamo. Iniziamo a scendere, ma guardiamo almeno la stanza sotto questa. Diciamogli di sì, sola e poi stanza. Ce ne guardiamo la stanza sotto una questa sola. E poi ce ne andiamo. Va bene. In un piccolo momento intimo di affetto nei tuoi confronti che mi concedo, abbiamo bisogno di te. Non voglio che tu muoia qui, d'accordo? Quindi una stanza e poi andiamo via. Sarà fatto. È un patto? È un patto. Stringimi la mano invisibile. Ok. Che sempre più... È inconsistente, è un po' difficile. Ti assicuro che l'hai fatto. Molto bene. Andiamo. Ok, destra o sinistra? Destra. Destra o sinistra? Secondo te? No, secondo te, te l'ho chiesto prima io. Destra o sinistra? Chiaramente sinistra. Destra. Letteralmente... Io ho detto destra all'inizio. Sì, andiamo a destra. Andate a destra, aprite la porta e effettivamente trovate le scale che vanno verso il basso. Yes. Crocantino. Scendete ed entrate in questo altro disimpegno. Aprite di nuovo la porta ed entrate in un'altra stanza. Questa però è illuminata. Vedete che ci sono un po' di luci. L'illuminazione qui non è elettrica, ma sono semplicemente candele magiche. E fanno anche una bella luce. Voi due, Fra e Luca, i vostri personaggi hanno bisogno di 2 secondi di un attimo per riadeguarsi, perché siete passati da buio a luce abbastanza forte, però letteralmente così okay. E ci siete. Te, Michelle, invece il tuo personaggio non ha particolari problemi di adeguamento. La stanza è abbastanza simile a quella di sopra. Ci sono varie vetrine, eccetera. Lungo le pareti però vedete che in questa stanza ci sono anche delle librerie e vi sembra però tutto molto più cheap, per intenderci. Sicuramente ha tutto il suo valore, però meno di quello di sopra. Io avanzerei e se troviamo qualcosa di più prezioso lo prendiamo. Sono d'accordo. Caricarci di peso di libri che non valgono molto non ha senso. E che tanto dovrei tenere io. Potrebbe essere l'ultima stanza che visitiamo. Questo quindi è vero. Quindi faccio individuazione del magico per vedere se c'è qualcosa. Smart. Ok. Smart. La percezione del magico, immaginatela un po' come la visione a calore. Ok. Quindi in questo momento hai sopra di te un sacco di macchiette. Percependo al terzo piano? Sì, 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 okay, esatto, okay. Al terzo piano. Alcune dense. E poi c'è qualcosa, una macchia strana, che percepisci essere ancora più sopra. Però... Bisogna salire. Di nuovo! Oh no! Qui invece, in questo piano... Sì, robetta, ma il problema è sotto. Cioè, hai proprio... Ok, guardi giù. E giù c'è una specie di maelstrom di energia. Una roba che... Tu immaginati, prendi tanti tubetti di colore, li versi in un recipiente, mescoli. Ecco, quello è quello che stai vedendo in questo momento. Dirò ai miei compagni che devo andare, con o senza di loro. Dove? Su o giù? A controllare... Il maestro magico che si sta muovendo sotto di te, mi sembra un'ottima idea. Ma poi sei vecchio. C'è un grosso senza pulsante bastone. Rosso. No, vecchio, ho una trentina d'anni. Quindi non sono così io so vecchio. Che lui ha individuato un maelstrom magico. Comunichi. Sì. Ok, allora. C'è un enorme maelstrom. Mi dici se si muove o no? Sì, hai percezione che non è fermo. Non è fermo. E allora non è un oggetto, caro mio. O forse è un oggetto che si muove da solo. Quanto è grande? È
grande, ma non so dirti quanto. Perché lui non è piccolo, l'energia, ma non so magica. Dirti quanto sì, è grande. Io non riesco ad ascoltare per capire se corrisponde a dei rumori specifici lo spostamento di questa energia che lui percepisce. Allora, fammi un tiro percezione. Quello che mi hai chiesto è molto difficile, okay, perché comunque non stai vedendo direttamente quello che vede lui, quindi c'è quel passaggio che un po'... Però tu fammi comunque un tiro percezione, vediamo cosa succede. Va il 20. Magari, esatto, magari arriva al 20 e... 6 più 7. Capire questa cosa è veramente... Quindi è difficilissimo, giusto un 20. È come letteralmente tentare di capire con un radar il colore di qualcosa. Chiaro. Però senti un rumore di persone che stanno salendo le scale. Gruppetto, non sai di quanto, ma sicuramente non è un singolo. Il mio consiglio è, visto che hai percepito qualcosa di denso al piano di sopra e sotto è troppo pericoloso, andiamo al piano di sopra. Adesso vuoi andare al piano di sopra? Stanno salendo. Ma quanti, se non sappiamo quanti sono, possiamo provare a combatterli. Ok, ora e dobbiamo questi adesso chi cazzo sono? Ok, ora dobbiamo combatterli, fanculo. Non lo so, ammazzali! Adesso chiamo il combattimento, quindi tirate iniziativa. Tirate tutti il D20 e al risultato aggiungete il numerino che c'è scritto sul quadretto di iniziativa. Saido? Ho fatto 16 più 3, quindi è una 19 di iniziativa. Perfetto. Michelle? Io ho fatto 7 più 4. Io ho 20 più 2. I nostri hanno fatto invece 6. Sono scarsi. Visto che sono scarsi, io li lascio combattere a loro e vado di sopra a vedere il libro. Che... se sotto. Ok, okay. È così che puoi. È così che funziona un party comunque. Sì, sì, sì. Quindi letteralmente siete voi davanti che straete le armi e lui... Però va bene, io penso lo raggiungiamo in un attimo. Fai attenzione. Non combatteremo. Essendo che non sappiamo se finiremo a combattere qualunque cosa o qualunque cose ci siano di sotto, vorrei provare a evitare la colluttazione. Luci danzanti, le tiro fuori, gliele metto tutte davanti e gli dico: sono un grandissimo mago. Se vi avvicinate le toccate esploderete tutti. Quindi mi usi il trucchetto luci danzanti. Senti. E... ovviamente è falso. Se le toccano infatti non succede fai niente. Una prova di inganno. Contrapposta, vediamo se... Esatto. 11. Più il modificatore che hai su inganno, che è? Tanto, mi pare. Ora ti dico 4. No, in realtà non così tanto. Ok, 11, 4, 15. Tu evochi queste luci danzanti che effettivamente spawnano davanti a te. E non oltrepassate quella linea, esploderete. Tre li vedi abbastanza tipo dubbiosi, si guardano fra loro, ma il quarto, che deve essere un po' il loro capetto, vedi che proprio dà una gomitata secca sulla spalla di uno di questi tre. Che cazzo fate? Vai, andate, attaccate! Non funzionerà. No, non funziona. Vabbè, e possiamo... Michelle, a te la mossa adesso. Noto immediatamente che la situazione è difficile e non ci penso due secondi e comincio ad attaccare. Ok. Io ho il mio arco, però sono vicina. In mezzo ci sono delle altre teche, però basta che ti affacci. Ok. E sei perfettamente in portata di tiro. Ok, cerco una posizione comoda in cui riesco a essere coperta da una delle librerie e parto ad attaccare, cercando di spronare lui ad andare fare un corpo a corpo. Anche perché ce li facciamo in fretta, sono quattro, sono scemi, ce la facciamo. Ti metti praticamente spalla appoggiata su una di queste teche, estrai l'arco, ti affacci e spari. Vai, fai il tiro, più aggiungici il bonus di competenza e il tuo punteggio di destrezza, che in questo caso è 3 e 4. Ho fatto 15. Passa abbondantemente, quindi vai per i danni, che nel tuo caso è un D8. Quanta vita hanno? 6. Boh. Ok, 6 più bonus morto di destrezza, 10. È tipo okay esploso. Gli spari questa freccia, boom, secca, che gli si infila nella spalla a quello alla sinistra del tizio che ha spronato gli altri ad andare a combattere e l'hai preso forte. Cioè questo proprio barcolla davanti a questo colpo. E puoi fare un altro tiro. Ok. Anche se si è spostata. Sì, perché l'attacco è attacco extra. Fighissimo. Cioè, il movimento che a sé stante. Che bello sto D&D nuovo. Che è così. È così fluido. È così fluido. Sì, c'è proprio un più dinamico rispetto agli altri. Grande. Ok, continuo con l'arco e cerco di fare quell'altro. Prego. Faccio la stessa cosa con i dadi. Perfetto. Sì, sì, assolutamente. 9. 9 più 4, 13 più 3, 16. Passa abbondantemente, quindi vai di nuovo per i danni. 5. 5 più 4, 9. Perfetto, tiri un'altra freccia. Questa volta lo becchi in mezzo allo sterno. Sempre lui, quindi. Sempre lo stesso che boom, boom, va giù a terra lesso. Bravo, Lucia.
Gli altri tre invece iniziano a fare una manovra per accerchiarvi, sostanzialmente. Il capo, quello che vi ha spronati, si mette dietro ad una teca e vedete che è lì con una mazza in mano che sta aspettando, che temporeggia, mentre gli altri due girano intorno alla teca e tentano di aggredirvi. Uno va verso di te, l'uscia, uno va verso di te, N. Quello contro l'uscia tenta di colpirti, vedi che anche lui ha tipo una mazza, pesantemente, ma te, come dire, è agile. Sei agile e li stavi guardando, poi questo, come dire, lento e grosso, l'hai visto arrivare da cani catti, posti, boom, mazza per terra. L'altro invece si avventa su di te con due pugnali e va giù, secco, ti tira una stoccata, riesce a prenderti, non in profondità, okay. E ti fa 9 danni. Non sono? In profondità, sono molti danni. No, in verità neanche tu. Quanta vita ho? Tu hai... Sono morto. 45 ne hai. Okay. Mi segno allora che sono, esatto, meno 9. Segnati di danni. Hai sentito le lame sulla carne, sì. Cioè sicuramente ti ha passato i vestiti e ti ha fatto anche un bel taglietto. Però nulla di menomante, cioè ci sei. Sai che con questo... Cosa? Va bene. Maestro, che fa? Flex? No, niente. Quanta vita. Non vuoi saperlo. Ti dirò dopo. Quindi ricominciamo il giro. Saido a te mossa. Cerco di disarmarlo. È una prova contrapposta. L'attaccante effettua un tiro per colpire contrapposto alla prova di forza atletica o destrezza acrobazia del bersaglio. Ok, allora tu mi fai il tiro per colpire. Quindi tiro di dado più competenza e del disarmo, esatto. Okay. Io invece faccio una prova su atletica, in questo caso per vedere se riesco a... D'accordo. 17. Più 3, quindi 20. E la competenza... Sono altri 3. Quindi okay, 23. Qui 3, sì. Uno dei due pugnali con cui ti ha colpito schizza via. Ok. Tu fai un magheggio con i tuoi. Sì, perfetto. Allora uso l'azione bonus per fare un altro attacco. Perfetto. E lo colpisco con le lame. Tiro di dado più destrezza e competenza. Quindi 6 in totale. 15. Più 15, 3, 18, 21. Passa. Vai per i danni. Un di 6. 1. Bene. Si riparte. Gli hai fatto un piercing. Ok, io ho fatto un piercing. Ok, a questo tiro non aggiungiamo nulla perché per aggiungere il modificatore di destrezza hai bisogno di una capacità particolare. Ok. Hai fatto la cosa mega figa. Tu, pam! Uno dei pugnali. E poi gli è rimasto proprio così. Scomparso. Gli hai rubato il naso. Hai fatto un puntino qua. Vabbè, gli hai dato fastidio. Sì, va bene. Lucia. Dato che siamo corpo a corpo, io cerco di prendere una leggera distanza per poi poter. Ok. Lucia si allontana in direzione della porta da cui il personaggio di Luca è uscito. Lui sta rubando tutto lo scibile umano. Vedete che torna Natale, dopo. Ha messo tutto nel mantello. Generi attacco di opportunità da parte del bandito che tenta di colpirti e fallisce miserevolmente. Ridicolo. Ovviamente. Io sono beccato quello forte, quello stupido. Sei a distanza, puoi di nuovo pingolarlo. Questo lo distruggi. Tiro prima con questo. Sì, vai per i danni. Per colpire, scusa. 20. 20 in out. Top. Andato. Adesso per i danni cosa fai? Tiri due volte i dadi dei danni. Quindi tu hai un D8, ne tiri due. Ok. 7. Ma non è possibile. Che infatti cosa sta succedendo? Deve essere... 2. 7, 2. Quindi 13 danni col primo attacco. È il secondo. 20. Di nuovo? Non so cosa dire. Let's go allora, di nuovo, prego. È la più forte del mondo. Esplode con budino. 6. E rifarlo un'altra volta. 6, tiralo un'altra volta. Perché hai fatto 20? 8. Vabbè, lo sta scoppiando. Cioè, sto usando tutta la mia forza contro degli scemi. Ora devi descrivere come lo uccidi, perché non c'è... Cioè... A te, allora, se vuoi descriverlo te, prego. Cinematografica. Cioè, ok. Guarda, sta roba è... Doppio critico. La freccia parla, fondamentalmente. Ok, allora io... È dell'acme. Semplicemente mi allontano, scocco le due frecce, ovvero... Con le mie due frecce, senza nemmeno guardare, vanno, gli entrano direttamente al cervello, proprio nello stesso identico punto, due che lo trapassano, boh, praticamente gli si apre la testa. La prima freccia entra in fronte, la seconda, esatto, entra la nella spinge, freccia. Gli dilata finché non gli si apre il cervello. Un critico consecutivo in un attacco completo e fuori di testa. La stanza è stata appena ritinteggiata. Esatto. Nuovo interessantissimo. La natura colore. Morta ormai. A posto. E l'altro invece effettivamente tenta di attaccare te. Con l'altro pugnale che gli è rimasto. 20. No, non ha fatto 20, ma
e un po' più fortunello e ti fa 3 dannini. Ah, dai, dai, 3 dannini easy. Il capo dei banditi invece si avvicina, usa la sua azione intera per avvicinarsi all'uscia. Che percepisce come la più pericolo, cioè il più pericoloso nella stanza. Mi spiace dovertelo dire, ma sì. Giusto, così, era per quello che te lo chiedevo. Ma va bene, in realtà il fatto che non abbia l'attenzione su di me è esattamente quello che voglio se riesco a fare una cosa. Ok. Quindi sta guardando lui. Sì, sì, sta guardando l'uscia. Lui ha usato la sua interazione per avvicinarsi e adesso ti sta fronteggiando. Benissimo. Bello grosso e con sto mazzone. Ti sembra un po' più minaccioso degli altri due stigati che ha ammazzato. Certo. Saido, veleno sull'arma. Ok, azione bonus, avveleni l'arma. E devo scegliere quale veleno? Sì, te lo dico subito. Allora, ho bisogno di ammazzarlo in fretta. Io sto cercando. E lui mi guarda, Sarino. Allora, c'è la piano superiore a controllare bene. Veleno di serpente. Allora, il veleno di serpente fa 3 di 6. Quello di verme purpureo 12 di 6. Quello di viverna 7 di 6. Quello di drow ti manda giù. Serpente va benissimo. Serpente. Una creatura soggetta a questo veleno deve effettuare un tiro salvezza di costituzione con CD 11. Potenzialmente sono 18 danni. 17. 17. Quel tiro per colpire passa. Direi. E 17 di dado più... Vai già per i danni. Io faccio il tiro costituzione per vedere se passa il veleno. 1. Oh! Oh! Oh mio Dio! Gli avveleno anche il ok, perfetto. A fallimento critico io tiro a doppio i danni del veleno, così. Fantastico. Ci sta. Ah, va bene. Scelta mia arbitraria, però il fallimento critico è va bellissimo. Punito. Quindi mi fai 6 di 6. Va bene. Quindi stiamo veramente usando 2. Ok. Tutta la nostra potenza contro sti scemi. Ok. 5. Ok, siamo a 13. 1. 6 1 Vabbè, a posto. Dai, okay. Semplicemente gli tiri questa stoccata dritta, lo prendi nel fianco. Quando estrai, lui ha un momento di tipo taglietto. Poi vedi che inizia a impallidire. Senti che si sente come soffocare, lo vedi che sta cambiando colore perché il sangue di serpente ti coagula il sangue. Ne hai messo parecchio, quindi l'effetto ha efficacia immediata. Efficacia immediata, esatto. Si risseccolisce e si accascia in posizione fetale a terra. Dopo pochi attimi non senti più il respiro. Non ho più azioni disponibili, giusto? Volendo puoi muoverti e in questo momento, essendo che c'è l'uscia con davanti il bandito, se tu ti metti dietro il bandito, l'uscio eventualmente può avere un vantaggio sul colpirlo corpo a corpo. Quindi in caso se butti l'arco e usi il pugnale, tiri con vantaggio. Io allora mi appropinquo dietro il bandito. Ok. Affinché non mi veda da una parte, ma dall'altra io lo abbia chiuso insieme all'uscia. Esatto. Diciamo apparino. Verticalmente in questo caso. Anzi, orizzontalmente. Sì. Quindi l'uscia, tu adesso in questo momento puoi gettare giù l'arco ed estrarre il pugnale. Perché in questo caso avresti la meccanica di fiancheggiamento che ti fa tirare con vantaggio. Il vantaggio è molto banalmente, tiri 2 di 20 e tieni il risultato migliore. Oppure puoi, come prima, allontanarti un pelino per distanziarti e colpire con l'arco. Fate la scelta. No, accoltellerei a questo punto. Avendo Let's anche go. Il mio compagno. 2 di 20. Sì, esatto, e tieni il risultato migliore. Ok. 5, beh. 2, beh. Cioè, 5. Aia. Beh, beh. 5, bene. Quindi. Tranquillo, un piano. Bene. Estrai il tuo pugnale, tenti di colpire il tuo bersaglio, ma effettivamente questo qua non è scemo come gli altri, quindi dà un rapido colpo con il manico della mazza che sta tenendo e devia il tuo affondo. Tocca a lui e risponde al tuo attacco. Quindi passa e ti fa... Dopo aver deviato il tuo colpo con l'impugnatura della sua mazza, fa letteralmente questo movimento. Prima devia, poi boom, secca. Ti prende in testa facendoti 10 danni. E poi, sempre con il manico, con l'impugnatura del bastone, lo alza verso l'alto, boom, prendendoti praticamente sotto il muso. E ti fa altri 6 danni. Oh, madonna. Umiliata. Wasted. Proprio. 16 danni con un turno. Io lo Saido, a te la mossa. Mi accorgo che non mi sta guardando, che non mi sta percependo, è troppo impegnato a colpire l'uscia. Esatto. Quindi provo il mio attacco furtivo. Perfetto. Ma non prima di essermi nuovamente bagnato le lame di veleno. Va benissimo. Sempre serpente. Serpente, sì. Perfetto. Dobbiamo ucciderlo e dobbiamo ucciderlo adesso. Tiro per colpire con vantaggio. 3. E poi prendi un altro. Madonna, se faccio cagare. Però questo è sempre il migliore. Sì, sì, okay. Tieni sempre il risultato migliore, con vantaggio.
14. Ok, 14 più 6, 20. Passa. 4 di 6 più 3 di 6 del veleno più il D8 del pugno. Non ha passato la costituzione. Ah, no, giusto, scusate. Attimo di defiance. Arbitro. Fatto 3. Quindi ok, a posto. Okay. Il veleno entra. Bella. Veleno entra. Che sfiga col veleno. 4. Ok. 5. 1. Ok. 2. Ok. 5. Ok. 13. 3. Ok, 16. 3. 5. Ok, 24 più il D8 del pugnale. Perché attacco sì, da dietro. Sì, esatto. 6. 6, siamo a 30. Più... questo è un D10. Ah, non era D8? Aspetta. Tieni. Oli. Piccolo tentativo di rubare i punti. 1. No! Maestro. Io ho passato il malus. 25 più destrezza, 29. Il pugnalino fa... Poi il veleno vai, è tuo. Lui muore. Descrivi come. Mi avvicino alle sue spalle. Lui ha una piccola parte scoperta qui tra l'elmo e l'armatura. Quindi con entrambi i pugnali lo colpisco al collo direttamente con tutte e due le mie armi e il veleno comincia subito a penetrare dentro di lui. Tolgo via i pugnali. Il danno in realtà proprio contundente, anzi tagliente dell'arma non è elevatissimo. Quindi lui ha il tempo di girarsi. Si gira verso di me, è incazzatissimo, prende la mazza, vuole farmi la stessa mossa che ha fatto a te e cade a te. Bello. Io lancio un croccantino addosso a questo coglione che è morto. Non sprecare il cibo, sì, poteva essere mio. Era finto. Ok. Il combattimento sembra durare tantissimo, in realtà in gioco sono passati pochi attimi, ogni certo. Turno sono 6 secondi. Sì, ogni turno sono 6 secondi, esatto, quindi sono ancora davanti ai libri a guardare un attimino. Tu sei ancora sulle scale. Nel frattempo tu comunque, oh, via, sì, salito. Hai tempo di fare un'azione al volo sostanzialmente. È il momento di salire ancora. Allora, come? Attenzione, però, da conoscenza di quello che avete raccolto e tutto, tu sai che l'ultimo piano è l'ufficio di Jomu. Mm-hmm. Ma io ho invisibilità superiore. Per se stesso, schifoso egoista. Cioè, no, schifo. Che dire, let's go. Raggiungiamo sì. K. Raggiungiamo K. Un po' infastiditi, ma raggiungiamo K. Sì, con un bel mal di testa pure. Praticamente, in contemporanea, mentre Saido e Michelle salgono le scale, Luca sale le altre scale. Nel momento in cui tu apri la porta per salire le scale, loro li vedi che fanno capolino dalle scale in fondo. Ok, quindi li vedo. Quindi sì. Posso usare telepatia. Perfetto. Comunico a loro che sono invisibile e sto andando all'ufficio di Jono, che è al piano superiore, perché è da lì che proviene. No! No! Questa magica forza che mi sta attirando e devo scoprire. Proprio ciò che fanno i ladri, andare nell'ufficio di chi non vuoi che ti scopra. Esatto, ma poi mentre stai uscendo ed è tutto ok, lui sale. Quindi comunico loro che possono provare ad andare fuori verso ovest, che è il contrario rispetto a dove c'è il casino. Come può un mago così intelligente essere anche così stupido? Non ho idea. Ascoltami, Lucia. Senti. Non possiamo andare via. Se quello fa qualche casino al piano di sopra, dobbiamo coprirgli le spalle. Sono molto a d'accordo. A differenza sua. Continuiamo a salire e stiamo allerta. Sì. E io direi, stiamo nascosti nel caso in cui dovesse aver bisogno di noi. Noi siamo lì. Se siamo fortunati, trova il suo oggetto e ce ne andiamo felici e contenti. Se siamo sfortunati, ci inventiamo qualcosa. Va benissimo. Quindi saliamo e rimaniamo in allerta, sentendo quello che fa lui. Sappiamo che è invisibile, quindi dovrebbe andare tutto bene. Tu fai per salire. Raggiungi di nuovo un'anticamera che poi conduce al pezzo successivo. Ti avvicina alla porta ed essa è chiusa. Nel momento in cui però provi, tu salendo avevi sentito che comunque c'era del borbottio. Non ti eri troppo concentrato sulle parole specifiche, ma sentivi che c'era un borbottare all'interno. Nel momento in cui provi, di là cala il silenzio. Fammi un tiro su percezione. Oltre la porta cala il silenzio. Oltre la porta cala il silenzio. 17. Ok, 17 più... 3, quindi 20. Cala il silenzio e senti che al di là ci sono dei rumori metallici. Un'arma in preparazione, una cassa che si apre, non lo so. Sicuramente oltre la porta c'è quell'energia particolare che stavi sentendo. Palla di fuoco. È una soluzione. È lì pronta da prima, ma non volevo usarla adesso. Dallo spioncino col dito. Boom, dentro. Non voglio rischiare tutto quello che voleva rubare. Di danneggiare no. I preziosi libri.
Paurissimo. Illusione minore. Ok, per? Busso. Ok. Ok. E loro sentono la voce di una fanciulla spaventata che sta scappando impaurita e chiede se per favore possono aprirli. Sta singhiozzando, sta piangendo molto. Allora, ottimo uso di illusione minore. Facciamo una prova su inganno. Io per sicurezza divento la fanciulla. Mi sembra. Aspetta, ma tu quanti slot stai usando? E uno solo alla fine di camuffamento. Ah no, sì, beh, perché sì, alla fine diventa la fanciulla che piange, esatto. Giusto 10 cm più piccolo, quindi è una sorta di strano essere infantile che fa. Ah, perché posso essere giusto solo di 10 cm meno del reale, quindi esatto, in meno in più. 1,73, quanto è piccola sta fanciulla? 1,60. Ci servirà anche perché ho fatto 4. Ok. Più quindi la bambina diventa il lupo mangiafrutta. Inganno. Ho meno 1 in inganno. Quindi è un 3. La fanciulla ci servirà. Ok, okay. Io ho il secondo slot usato su camuffare se stesso. Divento no, la fanciulla no. Oltre la porta sentite un click. E lo sentite. Non vi faccio fare tiri. Lo sentite. Click. 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 Nascondetevi e improvviso qualcosa. Perfetto. Se è un'arma da fuoco, sparerà. Posso usare un trucchetto, tanto non ha slot, giusto? Trucchetto è infinito. Sparo sì. Dentro la serratura una lucina. Una lucina entra dentro la sua stanza, voglio vedere come reagisce. Lucidanza? Okay. Sì, lancio una luce dentro la stanza. Se c'è Johnu dentro, vede questa luce comparire. Ok. Che succede? Senti scricchiolare di legno. Qualcuno che si sta muovendo nella stanza e quindi senti che si sta avvicinando per indagare. Prima che sta cosa adesso... Ok, c'è qualcuno quindi. Però qualcuno. Prima pensava ci fosse solo la fanciulla, ora però sa che qualcuno ha cercato di dargli fastidio e proviene non da dove... Non ci ha creduto un secondo che era una fanciulla. Non ci ha mai creduto. Non penso. Ah, è vero, non ci ha mai creduto. Ma poi nella sua villa una fanciulla, chi cazzo entra? Magari si è persa, è entrata lì. Sì, certo. Magari non si perde. Magari Birbante è andato, dai. Al quarto piano, dopo le guardie, dopo le esplosioni. Ok, allora possiamo... Presto ci riposeremo, quindi possiamo provare un'ultima cosa. Ah sì, quel cazzo che vi pare, ragazzi, prego. Possiamo provare un'ultima cosa, se vogliamo portare a casa almeno l'oggetto che voleva rubare, visto che altrimenti perché abbiamo dovuto combattere da soli quattro? Ma voi già ce l'avevate l'oggetto che voleva rubare. Ma lui ne vuole un altro! Voglio dare un senso alla sua follia! Ma lui ha ancora una guardia? No, io sono una fanciulla, ma quello che volevo proporre è esattamente questo. Diventare una guardia, lui apre la porta e io gli dico... Sorpresa! No! Lei è in pericolo, dobbiamo scopparla fuori. Il casino ci stavo prima. Ok. Non può sparare proprio perché è incazzato, perché gli stanno derubando. Non può sparare a una sua guardia. Beh, no. Non credo, forse. Dai, non può sparare a una persona che deve proteggerlo. È prima però di mandarvi alla fanciulla. Sui suoi tesori. Prima di mandarvi alla fanciulla. Certo, non voglio diventare mezzo fanciulla, mezzo cavaliere. No, tu che guardia prendi? Sì, ma vi convince questa cosa? Siamo tutti d'accordo? Sì, no, devi convincere lui. In che senso porta aprire la fanciulla? Deve far capire, che lui ha preso la fanciulla. Faccio il rumore tipo, della che fanciulla. Ci fai qua? E poi... Che cosa ci fai tu qua? Ok? Perfetto. Okay. Però se lui non ha mai creduto alla fanciulla e tu fai finta che la fanciulla ancora c'è, continuerà a credere che sta continuando ad essere ingannato? Non ho capito. Cioè, se lui... Cucciolo cane. Cioè, abbiamo detto che lui non ha creduto alla fanciulla, ma se tu adesso diventi una guardia e fai finta che la fanciulla comunque era reale, tutto questo rimarrà... sottovoce stiamo dicendo. Io non sto con voi, ma vorrei suggerirvi... Te lo concedo, Mike. Vorrei suggerirvi che comunque siete tre avventurieri. Sfondate la porta, lo ammazzate, rubatevene, andate. Non c'è proprio bisogno di fare sto bordello. Non era quello che mi aspettavo. No, siamo un po' caga sotto. Non posso dirvi di andarsene, ormai sono dentro fino al collo. Sì. No. Il piano della guardia è quello corretto. Vai, proviamolo. Però rimani l'uscia. Dietro, in fondo alle scale un po' celato dall'onda, con l'arco. Tanto sono sicuro teso. Che questo mercante non ha nel suo ufficio un oggetto magico che possa disintegrarvi a distanza. Non preoccupatevi. Ma assolutamente no. Non credo. L'orrida meretrice! L'Argiano apre questa porta! Dobbiamo scortarla, presto! Prenda i suoi averi più preziosi! Sotto c'è un pericolo inestimabile! Ma io, Messer Katzenbolg, la salverò. Tiro su inganno con svantaggio. Perché svantaggio? Tiri due volte di 20 e tieni il risultato minore. È quello peggiore. Esatto.
17. 5. No! Più 4, sì, 9. Io voglio piangere. La porta viene aperta. Quello che avete davanti, però, non è Jono, è una enorme figura meccanica, un automaton. Il volto sembra quello di un teschio allungato, senza alcun tipo di tratti somatici, bianco. E il resto del corpo, quello che potreste definire un golem, spesso, metallico, e quello che avete sentito il click prima, è questo braccio a forma di cannone. Apre la porta e ti supera di tot di spanne. La mia freccia fra poco, ci provo. Sentite la voce di Jono. Che cosa sta succedendo lì? Ovviamente versione radio sostanzialmente. Pensavo fosse qui, meno male che non è così. Sono nella stanza antipanico, com'è la situazione? Siamo sotto attacco. Il piano di sotto sta venendo dilaniato da una creatura orribile. Mi ero apprestato a venire da lei perché lei mi ha cambiato la vita e volevo ricambiare il favore. È un fan. Ti pago per proteggere la mia abitazione, non per preoccuparti della mia vita. Scendi giù e fai quello per cui sei pagato. Assolutamente, Lord Jono. Le chiedo scusa per il mio eccesso di zelo. Andrò a proteggere i suoi tesori più preziosi. È vero, lei è abbastanza forte per fare tutto da solo. Esatto, la porta a posto. Chiude. Ragazzi, andiamocene. Tu questo posto ce lo stai dicendo in mille modi che dobbiamo levarci. Piano piano, quatti quatti, scendiamo. La finestra più vicina qual è? E la finestra più vicina c'ha una sagoma davanti, fierissimo, con un bastone in mano. Sì! Sì! Non sono mai stato felice di vedere questo tizio tranne oggi. Alice è lì proprio fiero. Sono stato bravo. Alice, ottimo lavoro come sempre. Tra l'altro non sono più invisibile. Sì, sì, sì. Se no... Bellissimo, un bastone che frutto, grazie. Ah, ma Alice sarebbe tranquillissima. Sì, sì, Alice ne sa una vista di cose. Ti ringrazio moltissimo. Ora di nuovo il mio Prego. Bastone e la mia bacchetta nuova. Prego. Che hai rubato prima. Esattamente. Però direi che forse è il caso di andarcene perché... Perché? La grattata di testa era parte complessiva del suo discorso perché... Ok. Lui è giù. O è salito? La cosa... No, l'arpione è di nuovo alla finestra. Ecco, sì, ok, sì, ok. Sì. Oh, andiamo. Non vi faccio tirare perché ascendere è molto più facile. E tra l'altro il buon Alice ha avuto anche l'accortezza di entrare col carro. Uscendo il giardino che vedete appunto nella zona est dove avete sentito l'esplosione, è un campo di battaglia, campo di guerra, è tipo demolito, pezzi ovunque, robe. Sono abbastanza silenzioso, è una delle cose che mi riesce meglio. Vorrei sbirciare prima di andare. Ok, salendo sul carro, anziché entrare dentro, sali sopra il tetto del carro e dai un'occhiata migliore. Ovviamente Alice non aspetta un via. Come vi sente salire, va, sprona il cavallo. Però io voglio vedere che cos'era, o almeno provarci. Fammi un tiro su percezione. Certo. 14. Ok. Più 7. La carrozza parte, mi fai conto che i giardini sono abbastanza ampi, ma comunque pochi attimi di analisi della situazione. Come dicevo, campo di battaglia, vedi gente che si sta trascinando, mezza mutilata. A un certo punto vedi addirittura un pezzo di muro che sembra come afferrato da qualcosa, una pianta. Non riesci però a identificarlo. Per un secondo ti sembra un'enorme mano, poi metti a fuoco e capisci che no, non è realmente una mano, ma... Magia? Sì, una qualche tipo di magia. E vedi che il palazzo è tutto crepato. Però il momento in cui hai un brivido sulla schiena è quando il tuo sguardo sale seguendo le crepe e vedi una delle finestre della stanza illuminata dove avete combattuto i briganti. Ok. Lì non lo vedi nitidamente, ma vedi soltanto questa sagoma, tra l'altro dal basso verso l'alto e alle luci dietro. Quindi vedi soltanto questa sagoma nera, lunghissima, e i due occhi rifulgono di luce riflessa e capisci che ti stanno osservando. Senti proprio questo sguardo penetrante che ti entra nelle ossa. Mi ha percepito. Ti ha chiaramente percepito. Aggiungiamo una cosina. Prego, maestro. C'è un motivo per cui riesci a notarlo nel controluce e perché ti si gela il sangue in quel momento. Perché prima
di vederlo immobile, quindi percepire uno scambio di consapevolezze, in quella stanza hai notato qualcosa? Perché quella sagoma lampeggiava da una parte all'altra. Ok, come molto, se si teletrasportasse. Molto velocemente. Molto velocemente. Sì. Ok. Mi piace. Io ovviamente mi spavento, ma non lo do a vedere. Scendo dalla parte alta del carro e mi siedo insieme ai miei compagni, ma non dico nulla. Noi sentiamo che sei... sentiamo la tua preoccupazione per qualcosa? No, però se volete potete chiedermi. Senti l'odore della... Io... Lucia è estremamente empatico. Ok, ok. Allora sì, ah, beh, ti sì. accorgi che sono sì, preoccupato. Sì, 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 sì. Quindi mi chiedo se magari è successo qualcosa in battaglia, magari se ti ha fatto male quando ti hanno accoltellato, se è successo qualcosa che ti preoccupa. Semplicemente non sono soddisfatto della mia prestazione oggi. Ok. Avrei voluto fare meglio. Ma abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere. Esatto, non ti devi preoccupare. Non è l'unica cosa che conta. Mm. La missione però è compiuta. Almeno quello. Saggia risposta. Mago. Molte pergamene da analizzare. Non siamo abbastanza forti. Per cosa? Per tutto. Ok. Non me la racconti giusto. Non sapete che pericolo avete schivato, però ne avete visti due consistenti. Sì. Un po' di mazzate ve le siete presi. È quello che dico. E ne avete affrontate quattro. Là dentro ci saranno state almeno una trentina. E io so che lì dentro c'era qualcosa di mostruoso che ci avrebbe calpestato. In ogni caso, tirate fuori finalmente l'oggetto del desiderio e ce l'avete. Improvvisamente l'adrenalina scende, questa botta di stanchezza, gli occhi pesanti. Comunque sono state settimane di... preparazione di del preparazione, colpo. Preparazione, di stress. E niente è andato secondo i piani. Proprio neanche per sbaglio, minimamente. Però ci avete. Il carro sfreccia nella notte, illuminato in lontananza da fuochi di non meglio definita entità, e dopo più o meno un'oretta di viaggio arrivate alla vostra base sicura, che si presenta come un capanno degli attrezzi in un'ex fattoria, ma una volta entrati nel capanno degli attrezzi c'è un'asse che, se pestata, si alza, permette di aprire una botola segreta. Entraci. E sotto avete una piccola base, nulla di troppo elaborato, letteralmente un buco nella terra che però avete sistemato con un po' di travi, un po' di incantesimi per fare in modo che sia agibile, ed è una stanza comoda, non lussuosa, comoda. Il tavolo al centro dove ci sono tutte le vostre carte, le vostre robe per la preparazione, un baule magico dove sapete che se inserite gli oggetti, tutti gli altri bauli che aprirete, se ricevono quell'incantesimo, vi permetteranno di estrarre quegli stessi oggetti, e in generale ci sono i vostri effetti personali, un paio di letti, una poltrona, una cuccia. Una cuccia. Piena di quei cantini, quelli veri. E ci siete. Potete prendere finalmente fiato. Quando incontriamo il cliente? Non deve essere domani? E allora muoviamoci a dargli il rubino, o qualunque cosa sia quel cilindro. Ma io propongo un piccolo momento di riposo e ci guardiamo e ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati a essere qui insieme oggi. Sì, io devo studiare sì, quello che abbiamo trovato. E con la pergamena che abbiamo deciso di farci, quindi. Lasciate che io la veda per bene. Posso vedere anch'io con te? Sì, guardiamola tutti insieme. Dacci Dai, un voi primo parere. Riposate. No, voglio... Insisto. Voglio vedere. Dacci un primo parere. Intanto Alice è lì che sta ciancicando un tipo cosciotto di... prosciutto, e con le mani tutte unte, sì, anch'io. Dai, spia. Ma io... Gli do una coscia di pollo finta. Rimarrà così per le prossime tre ore, esatto. Cercando di mangiarla. E va bene così. I worthy opponent. Esatto, esattamente. Che cos'è? Cosa ti sembra? Conoscendo tante lingue... Aspetta, domanda. Quindi aprite la pergamena? Sì, la sì, pergamena. Sì. Cioè, okay. Decide Srotolo. Lui come analizzarla, ma direi Srotolo di Srotolo sì. La pergamena. Srotoli. Il totem ti aiuta, tra l'altro, a srotolarla precisa. Bene. Precisa. Bella pulita. E rimani... Io prendo il totem e lo metto da parte perché ho paura che cada e si rompa. Sì, sì, io, il rubino dobbiamo perché lui poi... si eccita poi. Esatto. No, prendetelo comunque, ti rendi conto che è un bel, pesante. Bel macigno. Sì, allora, sì. Lo guardo intanto, mi ci rifletto un attimo. Noto che sono un bel ragazzo. Cioè... Il totem ha tutte delle varie incisioni, sembra delle forme. Non le capisco. Animali. No, no, è proprio visivo, sembrano tipo un totem tipo animali e robe, però... Ok. Tu però rimani estremamente interdetto nel momento in cui, aprendo la pergamena, non c'è un cazzo di niente.
e bianca. Ma tu sai che c'è qualcosa. Tu lo sai benissimo, cioè non sbagli su questo. Potresti sbagliare su tantissime cose, ma non su questo. Cioè, hai passato troppi anni sulle pergamene. Tu sai. Istinto, sì, proprio c'è un'elettricità, una cosa, un qualcosa, un sesto senso di dire. Di uscire, visto che è notte, e voglio vedere con la luce della luna, riflesso la pergamena, se appare qualcosa. Ti accompagniamo. È come se la pergamena avesse sopra una specie di patina. Fa un riflesso strano, però è liscia, lucida. Anzi, passandoci il dito... Ti... No... Di tutti i pensieri... È più 4, penso. 4, sì, 9. Io voglio piangere.